One Podcast. Piccolo annuncio prima di partire: il 18 aprile alle ore 18 abbiamo organizzato con la stampa un webinar sull'ecoansia. Si chiama, appunto, Parliamo di ecoansia ed è aperto alle lettrici e ai lettori della stampa. Puoi mandare le tue domande, le tue idee, i tuoi dubbi e puoi partecipare anche in diretta. Trovi tutte le informazioni su una pagina che abbiamo creato sul sito della stampa, che la puoi trovare cercando su Google La stampa ecoansia, dovrebbe essere il primo risultato. Va bene, basta con gli annunci, oggi con il podcast parliamo di Sentiero Italia. Prima però, come sempre, sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicolas Lozito, che poi sarei io. Ogni giorno ti racconto una storia, un'idea, un personaggio per superare le ecoansie e ritrovare fiducia nelle sorti del pianeta e di questa pazza, pazza umanità. Nella puntata di ieri parlavo di app per camminare. Oggi invece ti parlo di sentieri per camminare. Perché bene la tecnologia, i contapassi e tutti quei trucchi che la contemporaneità si è dovuta inventare per farci muovere un po', ma la natura e i sentieri naturali sono sempre le soluzioni migliori che abbiamo per camminare di più. Sapevi per esempio che esiste un sentiero che tocca tutte e 20 le regioni italiane, isole comprese, passando per le catene montuose di tutto il nostro paese? Beh, si chiama Sentiero Italia ed è lungo 7600 km ed è uno dei percorsi escursionistici più lunghi al mondo. È stato inaugurato nel 1983, o meglio è stato pensato in quell'anno, poi te lo racconto meglio, ma negli ultimi decenni era pressoché sparito. Le parti più remote o più ad alta quota erano state riassorbite dalla vegetazione, quindi non si vedevano più. Ma ora è tornato completamente esplorabile grazie a un progetto di riqualificazione del CAI, cioè il Club Alpino Italiano, e del gruppo Va Sentiero. Si tratta di un lavoro portato avanti da volontari under 30. Dal 2019 all'anno scorso, 3 anni, hanno tracciato nuovamente i percorsi, ripristinato la segnaletica, creato guide digitali, mappe e libri su questo Sentiero Italia, raccontando la loro spedizione e le loro avventure su internet. Un viaggio collettivo che ha preso corpo a poco ed è nato da un gruppetto di 5 persone fino ad arrivare, dopo tante tappe, a una comitiva di 200 persone, che è un po' come la storia di Forrest Gump se ci pensi, lui che inizia a correre da solo e poi piano piano lungo tutti gli Stati Uniti viene seguito da sempre più persone. Il Sentiero Italia adesso va da Trapani a Trieste, da Sanremo a Taranto, a mille ramificazioni diverse. Grazie a quel viaggio che l'ha riscoperto, ora noi tutti possiamo godere della stessa cosa, della stessa esperienza. Un lungo, lunghissimo trekking che possiamo iniziare e finire dove vogliamo, in cima alle nostre montagne, quelle che gli appassionati chiamano le meravigliose terre alte d'Italia. Un breve cenno storico sul Sentiero d'Italia te l'avevo promesso, quindi eccolo qui. Nasce da un gruppo di giornalisti e scrittori nel 1983, ma solo come idea. Prende forma, in realtà concretamente, solo quando nel 1990 Riccardo Carnovalini, fotografo e appassionato appunto di camminate, presenta il progetto al CAI. L'idea era quella di collegare in un unico trekking i grandi percorsi escursionistici già esistenti nel nostro paese, come la grande traversata delle Alpi in Piemonte, l'alta via dei Monti Liguri, la grande escursione appenninica in Toscana, ampliando poi il percorso fino a coprire tutto l'arco alpino e attraversare le regioni seguendo gli Appennini e le altre catene montuose minori del paese. Rispetto ad altri cammini molto noti, penso alla Via Francigena, il famosissimo Cammino di Santiago in Spagna, questo ha la particolarità appunto di svolgersi quasi totalmente in quota lungo queste alte vie. Interessa quindi i centri e le comunità montane che stanno vivendo lo spopolamento, stanno vivendo i problemi della mancanza di neve e quindi serve anche a rivitalizzare quelle zone. Insomma, non resta che partire. Come scrive Paolo Rumiz, mio conterraneo e scrittore che di lunghi percorsi a piedi ne sa molto più di tutti noi messi insieme, bisogna mollare gli ormeggi e andare, perché camminare rischiara la mente, conforta il cuore e cura il corpo. Va bene, Verde Speranza finisce qui, noi ci sentiamo domani. Se il podcast ti piace, votalo nella piattaforma che usi per ascoltarlo. Se vuoi scrivermi, nicolas.lozito@lastampa.it. Ciao e buona giornata.